Certo. Solo se hai letto la pagina. Sì, già lo vedo. Sembra che funzionino i microfoni. Sì, ce la curiamo. Allora, buonasera. Grazie al pubblico del Letterando che è tornato a casa. L'avevamo già detto l'anno scorso perché l'arena l'abbiamo ricominciata a usare dopo la pandemia l'anno scorso, se vi ricordate, per la saga dei Florio con Stefania Auci. E ritorniamo dopo un anno. Pensavamo che la pandemia ce la saremmo lasciata alle spalle, ma poi mica tanto, e non ci aspettavamo che una delle tante guerre del mondo arrivasse dentro le nostre stanze, ed è il motivo per il quale il tema di quest'anno è il mondo in una stanza. Laura Boldrini, che mi conosce fin troppo bene, sa che questo è uno dei nostri temi, non solo il mio, non solo il suo, è uno dei nostri temi, ed è un tema necessario perché, come abbiamo detto più volte in questi giorni, c'è bisogno di dare strumenti, chiavi di lettura per poter capirlo, questo mondo che è anche dentro in le nostre città e le nostre stanze, le nostre case. Io sono molto contenta di avere qua Laura Boldrini, la presidente Laura Boldrini. Grazie. Ex presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana e presidente del Comitato Permanente per i Diritti Umani nel Mondo. Quindi questo mondo in una stanza arriva qui alla Badia Grande a Sciacca, anche per questo ruolo che lei ha in questi giorni, in questi mesi e in questi anni. Prima di entrare nella politica istituzionale, Laura Boldrini ha lavorato per moltissimi anni per più organizzazioni, per più agenzie dell'ONU. Si ricorda sempre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, ma prima di questo c'è stato il Programma Alimentare Mondiale e la FAO. È in tutto 25 anni, non sveleremo la nostra comune età, ma tanto è molto facile da trovare su Google o soprattutto sul sito istituzionale della Camera dei Deputati, che è poco frequentato, ma invece... Allora, sono contenta di avere qui Laura Boldrini per vari motivi, intanto perché ci conosciamo da più di 25 anni. Questa passione per gli anni, vai oltre, vai, stiamo a sottilizzare. Ma noi, ecco. Anche no. E per quello che ha fatto in questi anni, nei precedenti e negli anni alla Camera dei Deputati, e per questa battaglia, lotta, non saprei come definirla, sulle disuguaglianze, ma su tutte le disuguaglianze. Questa sera parleremo delle disuguaglianze di genere, che non sono solo disuguaglianze di genere, ma a me piace sottolineare il fatto che tu ti sei occupata di disuguaglianze non in maniera settoriale, ma di quelle che riguardano l'essere umano. In questo caso, e questo è il libro che presentiamo questa sera, Questo non è normale, edizioni Chiare Lettere, e il sottotitolo è più forte del titolo: Come porre fine al potere maschile sulle donne. Può sembrare un titolo oppositivo,
Ma secondo te è un titolo positivo, un sottotitolo positivo questo, come porre fine al potere maschile sulle donne? Pone, come dire, in opposizione donne e uomini? No, è un titolo chiaro e un sottotitolo positivo, perché fin tanto che uomini e donne non avranno le stesse capacità, le stesse possibilità di manifestarsi, lo stesso rispetto e anche le stesse opportunità, la nostra società sarà diseguale, sarà ingiusta, non sarà inclusiva. Quindi porre fine al potere degli uomini sulle donne vuol dire limitare il patriarcato. E che cos'è il patriarcato? È la legge del padre. La legge del padre che nasce nella notte dei tempi, in cui tutto ruota esclusivamente intorno all'uomo, al padre. Il padre fa quella legge perché quella legge è funzionale al mantenimento del suo potere. Il patriarcato è un sistema sociale in cui la donna può solo accompagnare, accudire, essere gregaria, ma non può avere un ruolo altrettanto importante e complementare dell'uomo. Quindi la società fino a pochi decenni fa si è fondata sulla legge del padre e per questo ha stabilito le disuguaglianze, perché quando tutto è funzionale solo a una figura sociale, le altre vengono tagliate fuori. Quando tutto è funzionale al mantenimento del potere, per cui tu sì, certo, puoi fare un lavoretto, ma prima di tutto deve esserci la cura del marito e dei figli. Se tu fai carriera, sei vista male, un egoista. Se tu vuoi magari fare un viaggio di lavoro perché è importante per quello che il progetto che stai seguendo, ma i figli poi, l'hanno detto pure alla Cristoforetti, quella andava nello spazio, e i figli chi li guarda? Ma voi vi rendete conto? Un quotidiano nazionale non c'ha un'altra domanda da fare. E se quella invece fosse stata un uomo, gliel'avrebbero chiesto, e i figli chi li guarda? Il libro io lo apro con una telefonata di cui dicevamo prima con Paola, con la quale evidentemente siamo amiche, altrimenti non ci tratteremmo così. Che succede? Che avendo lavorato 25 anni nelle agenzie delle Nazioni Unite, io spesso dovevo partire per andare in missione, in luoghi dove c'era da fare una sostituzione oppure bisognava avviare magari la presenza dell'agenzia per la quale lavoravo, e quasi sempre erano luoghi tosti, in prima linea. Io amavo il mio lavoro, ma non pensavo e non penso che per fare un lavoro che ti piace tu debba rinunciare a avere una famiglia, avere un figlio o una figlia. Al contrario, quel figlio e quella figlia devono essere il coronamento di quel progetto, la completezza di quel progetto. Quindi succedeva che arrivava sempre una famosa telefonata. L'amica, la prima, cioè ce n'era una in particolare, ma ce n'erano due o tre. La telefonata era così: no, scusa Laura, ma ho saputo che parti di nuovo? E dico sì, devo andare, mi hanno chiesto di fare una sostituzione, devo andare. E Anastasia? Con chi rimane? Anastasia rimane con il padre, scusa, c'è il padre. Dico, poi se mia madre può venire qualche giorno a Roma ci starà lei, e comunque sia, va a scuola, fa la sua vita, c'è una babysitter che se ne occupa, la va a prendere, dico, insomma, tutto sotto controllo. Vabbè, dici, ma tu ti rendi conto che lei avrà le crisi di abbandono? Tra qualche anno avrà le crisi di panico. Ma dico, no, anche per, ma perché? E dici, perché te l'abbandoni sempre? Dico, scusa, no, dico, parliamoci, io l'abbandono, io vado a lavorare. E lei c'ha tutto un apparato intorno. Ma dice, il padre come fa? Il padre lavora, si occupa della figlia, quello che le donne normalmente fanno. E vabbè, ma poi guarda, è veramente un santo. Un santo. Dico, ma perché è santo? Dico, io conosco, dico, la gran parte delle donne vive così e nessuno le santifica. O lui deve essere un santo. E poi Laura, te lo dico, poi non ti lamentare se poi dopo lui, gli vengono in mente certe idee. E quali sarebbero le idee? E magari incontra un'altra che sta a casa e la preferisce a te. Cioè, il coronamento del patriarcato, di tutti i pregiudizi del mondo. Cioè, tu ti meritavi eventualmente che quell'uomo santo,
trovava un'altra casalinga devota, perché tu osavi rompere lo schema per cui la donna accompagna. È l'uomo che fa carriera, è l'uomo che va avanti, è l'uomo che deve brillare di luce propria, la donna no. E se tu la rompi quello schema, devi avere i sensi di colpa, ti devi sentire un verme, devi stare lì a dire: ma veramente, ma io allora sbaglio, veramente faccio del male a mia figlia? Ma no, io non voglio fare il male a mia figlia. Poi la persona lucida prende un attimo la distanza, ci pensa e dice: vabbè, è veramente un sistema bacato e questo non è normale. Qua dentro io ho voluto mettere tante situazioni di vita mia, delle persone che conosco, delle storie che ho letto, che dimostrano tutte le patologie e le anomalie di un sistema che sembra fatto apposta per limitare le donne, per arginarle, per mettere nell'angolo. E l'obiettivo ultimo qual è? Il mantenimento del potere. Allora queste cose vanno scandagliate, analizzate, vanno messe nero su bianco, ed è quello che io a un certo punto ho deciso di fare, perché volevo dare un contributo alle ragazze, alle donne, ma anche ai ragazzi, a dire: se una cosa si ripete continuamente non vuol dire che sia normale e ben fatta. Se una cosa la vediamo ripetersi, non arriviamo alla conclusione che se è sempre stato così è giusto, perché potrebbe essere sbagliato. E quando uno vive anche in altri paesi, come è successo a me, è più facile vedere le anomalie, le disfunzioni. In altri paesi gran parte delle cose che io scrivo qui sarebbero notate senza dover scrivere un libro. E quindi il mio è un contributo a una riflessione. Metto in luce i problemi, cerco di dare delle mie personali soluzioni e poi dico alle donne: molliamo gli ormeggi, ora basta. E la tua esperienza all'estero quanto ti ha influenzato? O questo rapporto con l'estero, fra Italia e luoghi di crisi, ma anche luoghi non di crisi, in cui c'è un altro atteggiamento nei confronti delle donne? Chiaramente vedi le cose poi in modo più evidente, no? Io ho una figlia che da 10 anni vive all'estero e vado spesso a trovarla e vedo lei come si comporta con le sue amiche, no? E anche lei quando torna in Italia dice: ma io vedo una differenza enorme, perché le ragazze in Inghilterra, per esempio, sono molto prese dalle questioni che riguardano l'uguaglianza di genere, sono consapevoli del problema e quindi contribuiscono a andare avanti nel luogo di lavoro, all'università, non si fanno dire le cose, non si fanno azzittire, non si fanno mettere da parte, hanno consapevolezza e reagiscono, sono reattive, non considerano il femminismo una roba da vecchie, una roba superata. Sul femminismo poi, Paola, fammi dire, come si è potuto trasformare un movimento straordinario, estremamente potente, che ha sradicato millenni di sottomissione, li ha sradicati, la più grande rivoluzione non violenta del Novecento la definirei, la più grande, perché ha sradicato millenni di sottomissione delle donne. In solo un secolo rispetto ai millenni. Ma voi capite che fino agli anni 40 del secolo scorso, cioè le donne avevano seri problemi e limiti giuridici rispetto alla loro vita. Nell'Ottocento, fino ai primi del Novecento, non avevano personalità giuridica, non avevano la possibilità di avere patrimoni, non potevano ereditare, usare i propri beni senza l'autorizzazione del marito. Leggete le pagine di Jane Austen, una scrittrice che io adoro, l'Inghilterra di quegli anni com'era, ma basta leggere Aleramo, Sibilla Aleramo, una delle grandi dimenticate, una delle grandi nostre autrici. Vedete come ve la racconta l'Italia dei primi del Novecento, che cos'era? La schiavitù domestica, Quindi noi ci abbiamo avuto poi, dopo il fascismo che ci ha congelato per 20 anni, perché la donna doveva essere madre,
e moglie, angelo del focolare, tutta più, null'altro. Dopo il ventennio noi facciamo delle, cioè come dire, riusciamo a recuperare i 20 anni persi in altri paesi, le suffragette a fine 800, no, peraltro vedete i colori di questo libro? Il colore è quello delle suffragette. Cioè non è lasciato al caso, viola, bianco e verde erano i vestiti delle suffragette, gli standardi delle suffragette, le bandiere delle suffragette che aprivano la strada al diritto al voto attraverso la protesta delle operaie sottopagate, c'erano incidenti sul lavoro dove le donne morivano come le mosche, eh? Quindi dico, noi perdiamo il treno, cioè perdiamo il treno. Nel fine 800 noi abbiamo personaggi meravigliosi, in queste pagine racconto l'uomo di cui sono fortemente, perdutamente innamorata, Salvatore Morelli. È un deputato del Regno d'Italia, mazziniano, uomo di ampie vedute. Nel 1867 Morelli propone una proposta di legge, qui c'è tutto il carteggio, il suo dibattito parlamentare tra lui e Crispi, che presiede la Camera, in cui lui dice: io presento le mie proposte di legge, abolizione della schiavitù domestica, diritto al voto alle donne, diritto al divorzio, siamo al fine 1800, 150 anni fa, ecco, il cognome delle madri e figli. Morelli era un visionario meraviglioso, scrive delle lettere a Mazzini in cui si dispera e dice: caro Mazzini, io qua faccio delle battaglie ogni giorno, Mazzini era in esilio, ma quando scendo in aula e parlo della centralità della donna nella società, vengo fatto oggetto di derisioni collettive. Nelle riviste dell'epoca lo rappresentavano con delle gonne tutte piene di trine, pizzi, e lo chiamavano il femminiello, il deputato delle donne, perché tutto quello che era femminile era assolutamente ridicolo e riduttivo. Su questo poi tornerò. E che fa il povero Morelli? Fa queste proposte di legge, ma si scava la fossa, perché non ne passa neanche una, potete immaginare, il diritto al divorzio 150 anni prima, cioè, il diritto al voto, per l'epoca era una bestemmia, era un eretico, era un personaggio ridicolo e quindi sottoposto al pubblico ludibrio, ma di fronte a donne si diceva così per schernirlo, no? Ecco, Morelli poi viene mandato al confino, a Ventotene, e Morelli è l'uomo che per salvare una persona che annegava si getta in mare e la salva, e siccome aveva fatto questo gesto nobile, gli viene data la grazia. Morelli la rifiuta e la passa a un suo compagno, anche lui imprigionato, mandato al confino, padre di 5 figli, perché lui aveva più bisogno di andare via da quell'isola e andare a mantenere la propria famiglia. Allora, come si fanno a innamorarsi di un uomo così? E perché questi uomini sono invisibili? Sono invisibili. Allora io gli ho fatto un busto a Morelli, a Montecitorio, quando ho inaugurato la Sala delle Donne della Repubblica, che Montecitorio io entro nel 2013 e non vedo un'immagine di donna. Ma come posso fare? Ci sono busti di uomini da tutte le parti, immagini di uomini, profili, c'erano ritratti bellissimi, tutti uomini molto autorevoli, senz'altro, ma non c'era un'immagine di donna. E le donne della Repubblica? E le prime costituenti? Erano state alcune partigiane, peraltro. Sì, 21 costituenti. Poi vi racconterò uno scambio tra Teresa Mattei, la prima donna più giovane alla costituente, e un deputato liberale. Dico, ma scusa, che fine hanno fatto? Ma perché non c'è? Ma chi sono state le prime sindache del 46? Ed avvedutamente mi lancio in questa domanda. I consiglieri si guardano. Ma non lo sappiamo, presidente. Ma come non lo sapete? Ma questi sono sempre preparatissimi su tutto, eh? Dice, ma fanno la ricerca. Non esisteva nessuna conferma, nessuno lo sapeva. Allora metto delle persone a fare la ricerca nell'archivio di Stato, nell'archivio del Viminale, nell'archivio della Camera. Dopo mesi di lavoro scopriamo chi nel 46 era stato eletto sindaco. E allora quando inauguro la Sala delle Donne a Montecitorio, una festa bellissima, ho invitato i parenti di quelle sindache, delle madri costituenti, i sindaci dell'epoca, no? Che non sapevano che
Prima di loro c'erano state delle donne nel 46. E quindi facciamo questa cerimonia bellissima. Perché l'ho fatto? Non c'avevo altro da fare? Perché c'ho idee stravaganti? No, vi assicuro non è così. Quello che non si vede non è, non esiste. Se noi alle donne non gli diamo la visibilità che spetta loro, le donne non esistono. Se non gli diamo le intitolazioni delle strade, delle piazze, se non dedichiamo a loro delle belle statue, non esistono. O vengono chiamate solo per nome, sì, senza neanche il cognome. Certo, vengono chiamate per nome, senza cognome. Oppure gli tolgono il titolo. Un altro modo per sminuire le donne. Fateci caso. Io con Grasso andavo a queste cerimonie ufficiali. Grasso era signor presidente. Poi arrivavano davanti a me: signora, buonasera. Come signora? Tu in un colpo solo mi togli il titolo di dottoressa, deputata e presidente. E come sarebbe a dire? Mica me l'hanno regalato. E terza carica dello Stato. Cioè, io mi ricordo circostanze veramente imbarazzanti. E guardate, non abbozzate quando vi chiamano signora. Non abbozzate, perché è un modo per sminuirvi. All'uomo si riconosce il titolo, alla donna signora. Signorina anche. Però tu in quella sala hai messo... Il cardinal Ruini, la notte, si fa sempre alla camera, i presidenti devono stare alla messa di Natale, no? Cardinal Ruini per anni incontravo questo signora. Ora io rispondo sempre, sono molto reattiva, ma la messa di Natale, che facevo, la vertenza femminista, come... e continuava anno dopo anno a chiamarmi signora. Non mi ha mai chiamato presidente, non mi è mai sfuggito, mai, andava sempre avanti così, anno dopo anno. Ma in quella sala tu hai messo tre specchi, poi uno è stato riempito. Perché volevo mettere i bei volti, no, di queste donne pioniere della democrazia, le costituenti che erano partigiane, sindacaliste, erano insegnanti, erano operaie, erano donne di un paese che si risvegliava da 20 anni di dittatura, che aveva anche vissuto la vergogna delle leggi razziali, delle deportazioni degli ebrei, dei rom, dei sinti, degli omosessuali, gli oppositori politici. Avevamo macerie, eh? E quindi c'era tanta voglia di ricostruire e tanta speranza di fare qualcosa di bello, e le donne erano parte di questa speranza. Quindi nel mettere queste fotografie mi sono accorta che poi a un certo punto non c'avevo le foto delle prime cariche dello Stato, perché era la sala delle donne della Repubblica. Quindi mi sono fermata a un certo punto, all'epoca, di fronte al fatto che c'avevo nel Dagliotti, c'avevo la prima, c'avevo, insomma, la prima donna che era stata sì, ministra, Tina Anselmi, chiaramente, c'avevo la prima presidente di regione, la Nenna D'Antonio, ma non c'avevo la prima presidente del Senato all'epoca, poi dopo ce l'ho messa la foto, e non c'avevo la prima donna presidente del Consiglio e presidente della Repubblica. E allora che ho fatto? Ho detto va bene, mettiamo intanto gli articoli della Costituzione, articolo 3, principio di uguaglianza, articolo 51. Non ci sono quindi ostacoli perché le donne possano accedere a ogni carica istituzionale. Questo dovevamo chiarirlo subito. E allora ho messo lo specchio con sottoscritto Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, e accanto scritto: nessuna donna mai ha ricoperto queste cariche, potresti essere tu la prima. E a chi pensavo io? Pensavo alle ragazze che vengono in gita scolastica, che visitano il palazzo della norma, che vengono istruite alla vita, come dire, del Parlamento. Com'è la vita del Parlamento? I nostri ragazzi non lo sanno, a volte non sanno la differenza tra Parlamento e governo, non sanno chi fa che cosa. Quindi in questo sforzo ho pensato che fosse un modo per fare empowerment. Ti specchi e sottoscritto Presidente della Repubblica, no? Bella idea. È un modo simpatico, secondo me, per avviare le ragazze a un percorso di autostima, perché bisogna crederci, l'autostima nasce
In famiglia, quando i genitori dicono alle figlie che possono fare tutto, possono conquistare il mondo, non quando gli comprano le pentoline e il ferro da stiro e i bigudini. Perché ancora oggi entri in un negozio per giocattoli, cara Paola, e la commessa implacabile ti dice: per un maschietto o per una femminuccia? Dico, ma scusi, ma non lo so, perché c'è... no, perché qui c'è lo scaffale per i maschietti. E dico, vediamolo. Lo scaffale per i maschietti era come 30 anni fa quando era piccola mia figlia. C'hai il meccano, il piccolo chimico, ma poi c'hai anche i supereroi. C'hai anche l'astronave, c'hai tutto quello che è meraviglioso, che suscita interesse, curiosità e senza limiti. Si può ambire, se sei un maschietto, andare sulla luna a fare le magie, a fare le rivoluzioni. Puoi fare tutto. E poi mi porta allo scaffale delle femminucce. C'è da piangere. Ve lo dico, c'è da piangere. Ancora oggi non c'è un gioco degno di mettere in movimento un minimo di curiosità in una bambina. Perché la bambina che curiosità deve avere? Come si cucina il sugo? Però ancora oggi, scusami, io ce l'ho avuto il piccolo chimico quando ero piccola. Ma nello scaffale stava da parte dei bambini. Ti faccio presente questo: avrai avuto una parente o un'amica di tua madre che ha detto me ne frego e gli prendo il piccolo chimico. Allora io dico, se ancora andiamo avanti così, con questa distinzione, alle bambine noi gli diamo un orizzonte talmente ristretto, talmente chiuso nelle mura domestiche, che le svegliamo le bambine. Allora nel libro racconto un piccolo episodio che è capitato a me e a mia sorella. Considerate che io vengo da una famiglia di 5 figli, quindi famiglia numerosa come si usava negli anni 60. Mio padre faceva l'avvocato, mia madre insegnava e c'erano questi 5 figli, uno appresso all'altro, quindi in altre parole caos totale. Uno appresso all'altro vuol dire un anno o due anni, quindi eravamo una banda ingestibile. Allora i miei genitori volevano che io e mia sorella, guarda un po', aiutassimo nostra madre, ma mai a quei tre che gli venisse chiesto di muovere un dito. Quelli potevano giocare e noi dovevamo sempre aiutare. Allora mia sorella ed io avrò avuto tipo 8 anni, mia sorella 6, decidiamo che basta, che no, che se anche loro non fanno i turni e anche loro aiutano, noi non l'avremmo più fatto. E quindi ci rifiutiamo di aiutare mamma, la quale, poveraccia, era sopraffatta, anche perché questo aumentava il caos. Alla fine mio padre, che valutava la cottura della pasta, se il bicchiere era ben pulito o no, la forchetta però, cioè così, no? Non muoveva niente. Per non sentire questo caos, accetta la rivendicazione mia e di mia sorella. E quindi alla fine si decide che i turni si fanno su 5. Allora, quella piccola vittoria per noi è stata una grande soddisfazione. Mia sorella e io che cosa abbiamo capito? Che se noi dicevamo no, se ci impuntavamo e non facevamo una cosa, si poteva cambiare. Io penso che situazioni di questo genere incidono nell'autostima dei bambini e delle bambine. E se mio padre e mia madre avessero detto no, i turni si fanno su te e tua sorella e basta, e mi avessero e ci avessero mortificate, probabilmente io non avrei mai pensato che, oppure avrei avuto più difficoltà a pensare che le cose si potevano cambiare. Quindi ecco, dico che l'autostima alle nostre bambine gliela dobbiamo dare, e gliela dobbiamo dare fin da piccole, e dobbiamo farle crescere con la convinzione che possono fare tutto. Quando Margherita Hack, la grande scienziata che io adoravo, neolaureata, va a un incontro di scienziati, lei già laureata, e già con il suo, diciamo, ambito di ricerca, si vede scritto su una lavagna, erano gli anni 50, la fine degli anni 50, allora, dottor tal dei tali, dottor professore tal dei tali, tutti uomini e tutti con il titolo, poi signorina Hack, classico. Lei prende il cancellino, cancella tutti e mette signore per tutti quanti gli uomini e poi mette dottoressa Hack. Allora,
Perché questo? Perché non bisogna stare zitte, non bisogna ignorare, non bisogna tirare avanti per il quieto vivere. Bisogna sempre cercare di far capire che non è corretto, che non è normale, che non è sostenibile. Sempre downgrade, cioè buttare giù la donna, buttarla giù e non riconoscerle quello che invece le spetta. Ecco, quindi in questo libro io veramente scandaglio la nostra società e penso di farlo in modo onesto. In modo onesto. Tutto questo che scrivo è documentato. Comincio a vedere come funziona, non lo so, nelle aule, nelle aule dei tribunali funziona malissimo. La donna non è creduta. C'è sempre il retropensiero, se l'è cercata. Allora è colpa della madre se i bambini non vogliono vedere il padre violento. Allora sai che? Togliamoglieli. Oppure il violentatore è più autorevole della donna violentata. Adesso c'è una sentenza. Oggi, non so se l'avete vista, in cui si dice che in appello viene praticamente negata la sentenza di primo grado, in cui si dice che la donna era stata ammiccante e quindi non ci poteva essere violenza sessuale perché aveva lasciato la porta del bagno aperta e quindi aveva incoraggiato la violenza. Allora nelle aule dei tribunali va malissimo nelle redazioni dei giornali, dove nelle prime pagine, guardate, la maggior parte di chi lavora in redazione è donna, guardate quante firme vanno in prima pagina, guardate, fateci caso. Quanti direttori, anzi direttrici ci sono, fra giornali e telegiornali, giornali radio, esatto. Ne andiamo a parlare. Esatto, e però la maggior parte sono donne, come le giudici, la maggior parte sono donne, ma poi a rappresentare ci stanno gli uomini. Guardate i talk show televisivi, in nessun altro paese, appunto, questo non è normale. Sarebbe ammesso nel servizio pubblico, penso alla BBC, dibattiti dove non ci sono donne. Se non c'è la parità, diventa una questione di cui si dibatte per giorni e quella redazione dovrà scusarsi perché non regge dire non ci sono donne. Ma chi può oggi dire, sinceramente, che non ci siano donne in ogni ambito della conoscenza? Chi può esporsi al ridicolo fino al punto di dire questo? Chi? E quando ti dicono, vabbè, ma perché ne fai una questione di genere? Quello è più bravo, quell'altro è più mediocre. Dimmi, perché questa è una cosa che mi sono sentita dire tante volte. Ecco, perché questo tipo di considerazione prescinde invece la competenza, perché tra le donne ci sono eccellenti competenze, dalla scienza all'arte, alla politica, alle istituzioni, alla medicina, alla ricerca. Ci sono donne bravissime e straordinarie. Durante la pandemia io ho cominciato a scrivere questo libro. Che è successo durante la pandemia? Chi è che si è buttato in prima linea? Quante sono le donne negli ospedali? Il 65% tra medici, mediche e infermieri, il corpo infermieristico, sono donne. La maggior parte sono donne e stavano lì a farsi carico di una situazione senza precedenti. La pandemia fa paura a dirlo. Nelle farmacie chi c'era? Conoscete i farmacisti e le farmaciste? Sapete quante donne stanno in farmacia rispetto agli uomini? E a fare la commessa nel supermercato chi c'era? E la DAD? Sulle spalle di chi era? Allora le donne non si sono tirate indietro. Poi il governo va a fare le task force per parlare, per pensare al futuro e si dimentica le donne. Non c'erano donne nelle task force che il governo designava per parlare del futuro, di come sarebbe stato il post pandemia. Allora ci sono volute interrogazioni parlamentari, le associazioni di donne che si sono ribellate, articoli sui giornali. Questo non è normale che accada. In nessun paese evoluto si tagliano via le donne quando c'è da pensare al futuro. Che futuro è se il 51% delle donne non hanno voce? E parliamo del trattamento economico? Il trattamento economico, anche questo non è normale. Stessa mansione, stesso grado,
Differente trattamento economico. È ovvio che è vietato dalla legge. Anche in Costituzione c'è scritto l'articolo 37 che vieta una cosa del genere. D'accordo? Ma le differenze si nascondono nelle pieghe. Se ci sono figli e le donne non hanno un compagno o un marito capace di assumersi le proprie responsabilità, perché pensa che lui non c'era quando lei, no, ha fatto un figlio, e quindi quell'uomo si rifiuta di consentire la sua presenza nel momento in cui la donna deve fare gli straordinari, o deve fare magari delle missioni, chiaramente lo stipendio di quella donna poi sarà inferiore. Quindi è nelle pieghe, nella mancanza di disponibilità degli uomini a farsi carico delle responsabilità genitoriali. È cosa diversa dal dire ti aiuto. Ti aiuto non esiste. Come non esiste dire, no, che bisogna conciliare tempi di vita e di lavoro. No, bisogna condividere, non conciliare. La conciliazione è tutta sulle spalle delle donne. Conciliamo per le donne tempi di vita e tempi di lavoro? No. No. O conciliamo per tutti o condividiamo, no? Quindi in Spagna hanno fatto il congedo di paternità, questo io lo ripeto un'altra volta perché va ripetuto, a 4 mesi, lo ripeto, congedo di genitorialità, 4 mesi per gli uomini, 4 mesi per le donne, va bene? I datori di lavoro non fanno più la differenza, lei signorina vorrà avere figli? Perché è la stessa cosa, occupazione femminile che sale in Spagna per questo, il PIL pure, evidentemente. In Italia siamo arrivati a 10 giorni, che è proprio il minimo sindacale, e come dicevo prima, non lo prendono, il 70% degli uomini non prende il congedo di paternità, il 70%, 10 giorni, perché? C'è stata un'indagine, perché pensano che poi vengono ridicolizzati, che gli dicono che stanno a casa a cambiare i pannolini. Allora, questo non è normale. In Nord Europa, se un ministro che ha funzioni, diciamo, responsabilità pubbliche, non prende il congedo di paternità, ha chiuso. Ma se un politico non si dichiara femminista in altri paesi, diciamo che non sa badare bene ai propri interessi. Quando io ero presidente della Camera, ho invitato tanti personaggi alla Camera. Mi ricordo quando invitai Justin Trudeau, no? Il primo ministro canadese, il quale disse: iniziò la sua lecture dicendo: io sono femminista. No? Il primo ministro inizia così a fare la sua lecture alla Camera dei Deputati, e insegno ai miei figli e alle mie figlie a essere femministi, perché essere femministi è un dovere. E che cosa vuol dire essere femministi? Vuol dire una società dove uomini e donne hanno le stesse opportunità, gli stessi diritti e gli stessi doveri. Nella sala, un fruscio, li dovevi vedere, delle facce, della serie, ma chi siamo venuti qua a sentire questo? Femminista, ma per carità, Obama ha sempre detto la stessa cosa, ma Pedro Sanchez, ma anche il povero Boris Johnson, che oggi non gli ha detto tanto bene, anche lui, trovate, persino lui, perché in Inghilterra un conservatore dice che non è femminista, si è scavato come il povero Morelli, si scavava la fossa, cioè, è il contrario, capite, da noi questo tema non esiste nell'agenda politica, o se esiste è marginale. Perché? Perché la società lo consente, perché tutto quello che riguarda le donne è di secondaria importanza, quindi che non sia nell'agenda politica è tollerato. Ecco, allora, il femminismo, dicevo prima, no? Quindi questo movimento che riesce a sradicare millenni, no? di sottomissione della donna, come viene descritto nella narrazione, nella vulgata dominante in Italia? Per carità, io sono per la parità, ma io non sono mica femminista, Dico, ma perché? No, dai, le femministe, come sono descritte le femministe? Donne arrabbiate col mondo, incattivite, sciatte, che odiano gli uomini, così viene raccontato. Un movimento che è stato tra i più potenti
mai avuti nella storia, perché sono stato un movimento pacifico che ha ottenuto risultati di straordinaria portata nel nostro paese. Viene descritto così. Ma cosa è cambiato però rispetto a quando definirsi femminista era, come dire, era anche un obiettivo da raggiungere? Cosa è cambiato? È cambiato che appunto c'è stato un allentamento nella tensione alle discriminazioni. Pensavamo di aver conquistato tutto. Sì, pensavamo che era fatta e non è fatta, e basta mettere il naso, io lo dico alle giovani, nel mondo del lavoro per capire poi quello che è e quello che significa. Le battute sessiste alle nostre figlie, battute pesanti, tracotanti, e loro magari perché sono in imbarazzo ridono. Ragazze, non dovete ridere, non c'è niente da ridere. Se una battuta vi offende, lo dovete dire. Dovete dire che non si devono permettere di offendervi, che il doppio senso sessuale, sempre sessuale, si può evitare e essere divertente uguale. Si può essere ironici senza alludere sempre al corpo della donna e a rimetterla sempre in quella categoria. Il libro vuole dire questo, non è normale. In altri paesi l'ironia si fa in altri modi. Da noi sempre tutto sul canale sessuale. E le donne che devono fare? E se tu reagisci, sapete quante volte mi dicono basta, fatela una risata, ma sei proprio una bigotta. Dicono così. Non vi fate ingannare. Il sessismo non è goliardia. Il sessismo è sminuire la donna. Non è goliardia. La misoginia che porta alcuni politici a portare bambole gonfiabili su un palco e paragonarle alla terza carica dello Stato non è goliardia. Non è goliardia. E se un politico fa questo, che messaggio manda ai nostri figli e alle nostre figlie? Ci sono enormi responsabilità in questo, enormi responsabilità. Il sessismo usato contro le avversarie politiche come una clava. Io oggi ero in Sicilia, a Trapani, per un processo. Vado in giro, lunedì ero a Latina per un altro processo. Perché faccio questo? Perché? Perché voglio affermare un principio. Il principio per cui chi insulta una donna, la minaccia, usa parole sconce, vergognose, ne deve rispondere davanti alla legge. È chiaro o no? Perché altrimenti questo non è più un paese per donne. Perché il messaggio qual è? Rendiamogli la vita difficile, umiliamole, costringiamole. Isoliamole. Costringiamole ad arrendersi, espelliamole dalla sfera pubblica e politica. Allora qualcuno si deve far carico di contrastare questo messaggio, perché troppe volte le ragazze vengono da me a dirmi: presidente, io volevo fare politica, ho visto quello che hanno fatto a lei. Glielo dico, ci ho pensato due volte, ma io non credo che ce la farei. E io mi arrabbio, perché noi non possiamo fare un passo indietro. La sfera digitale è troppo importante, non bisogna arrendersi. Quindi costa tempo, costa energia, costa frustrazione, costa soldi, ma questa battaglia io la voglio fare per le nostre figlie, che devono poter vivere in un paese dove vengono valorizzate, non scapparsene all'estero. Figlie e figli. Nel senso che c'è anche, secondo me, un'altra cosa importante, quella che di educare i maschi e non solo... Certamente. E non solo... le figlie femmine e i figli maschi. Quello che noto, per esempio, nei figli maschi che vanno all'estero, come tua figlia, come mio figlio, è che appunto questo non viene considerato normale, questo paese non viene considerato normale, il sessismo non viene considerato normale. Non è tollerato. Non è assolutamente tollerato. Spesso non si fa caso a una cosa quando si parla per esempio di Patrick Zaki. Patrick Zaki fa un master in studi di genere. È un ragazzo egiziano. Nella Vulgata è uno stereotipo, no? Lo stereotipo è sono maschilisti. Sì. E invece è un ragazzo che sta facendo
online adesso, purtroppo. Speriamo lo possa spesso presto fare. Facciamogli un applauso, dai. Quando mai avremmo pensato che un ragazzo egiziano avrebbe concorso per un master in studi di genere? Eppure, per esempio, anche nella Gran Bretagna, che conosciamo per altri motivi, è normale. Sì, in Italia verrebbe considerato come con sospetto un uomo che fa studi di genere oppure che approfondisce questa tematica. Ma se i conduttori televisivi, di fronte alle tematiche del sessismo, del maschilismo, dicono: ah, io non me ne intendo, dovete chiedere a mia moglie, chiedere a tua moglie, ma che? Ma il problema del maschilismo è tuo, eventualmente. E pur di non esporsi su uno dei temi più centrali della nostra contemporaneità, fanno figure meschine. Perché non studiano? Perché non acquisiscono conoscenza? Perché hanno paura di perdere credibilità agli occhi degli altri. Perché? Perché se fin da bambini si dice: giochi a calcio con una femminuccia, per dire che non sai fare. Perché se fai vedere i tuoi sentimenti, piangi come una signorina. Se tutto quello che è femminile è sminuente, allora ci sono uomini oggi, ancora oggi, che siccome sono appunto legati a questi pregiudizi, non si mischiano nelle cose. In politica è la stessa identica situazione. Quando si tratta di parlare di violenza di genere, che sono gli uomini a compierla, gli uomini fanno finta che non è un problema loro, escono dall'aula, sono le donne a parlare della violenza degli uomini sulle donne. Non c'è un'acquisizione di consapevolezza. Il fenomeno riguarda gli uomini. Io questo libro, vedete, io sono femminista, non mi riconosco in quella descrizione di essere arrabbiata, cattiva, sciatta, odio gli uomini. Cioè, io amo gli uomini. Ma quali uomini amo? Quelli che sanno volere bene alle donne, che le sanno valorizzare, che gli dicono: vai tu, perché stasera sto io a casa, vai tu alla riunione di partito, vai tu a fare la tua missione di lavoro, vai tu, ci sto io, la prossima volta lo fai tu, quando tocca a me. Io amo questi uomini che rispettano le donne e le valorizzano. Quindi, cioè, questo è il punto che bisogna chiarire, che essere femministi non vuol dire avercela con gli uomini, e vuol dire invece riuscire a far capire che gli uomini devono essere con noi in questa battaglia e devono mettere all'angolo i violenti. Troppe volte gli uomini hanno retro pensiero, e anche le donne, perché il patriarcato tocca a tutti, e però lei l'ha esasperato. E però lei se la cercava, e però lei non gli cucinava la cena. A giustificare la violenza, fino anche il femminicidio, questo retropensiero non ci deve essere mai. È assurdo giustificare l'uccisione di una persona perché non ti fa la cena. Ma questo da dove nasce? Nasce dal fatto che se noi una donna la sminuiamo sempre, gli diciamo: stai zitta, ma tu non capisci, queste non sono cose da donne, la sminuiamo sempre, la oggettivizziamo, e tu di un oggetto fai ciò che vuoi, fino al punto di menarle, di ucciderla. Ma si comincia con lo stai zitta, ma non dire cavolate, ma che te ne intendi tu, ma falla finita. Forse era intesa, che dite? Capito? Il silenzio è quello che uccide. La donna che non denuncia rischia di essere ammazzata. Il silenzio è quello che ci divide. Il silenzio ci depotenzia. Il silenzio ci mette all'angolo. Noi non possiamo stare zitte per quieto vivere. Il quieto vivere ha condannato milioni di donne alla solitudine, alla mancanza di felicità. Noi abbiamo il diritto a essere contente, e non si è contente se si convive con la paura della violenza, non si è contente se si abdica alla carriera, non si è contente se si è accanto un uomo che non fa altro che sminuirti. Il nostro diritto a vivere bene, a essere contente e non a sopravvivere e basta, lo dobbiamo affermare noi ogni giorno, facendo delle ingiustizie un punto su cui non passarci sopra.
Questo te l'hanno insegnato anche le ragazze che hai incontrato? Nel senso che le ragazze... Quali tipi di ragazze hai incontrato? Quelle che hanno sofferto, quelle che sono state in silenzio, ma anche quelle che hanno detto non è normale. Paola, qualche anno fa la Camera invitai 1400 donne vittime di violenza. Vennero da tutta Italia, con loro le avvocate, le giudici, le donne delle forze dell'ordine. Riempì l'aula di Montecitorio di donne che ebbero il coraggio, in diretta televisiva, di alzarsi in piedi e raccontare la loro storia di terrore, di orrore, ma anche la loro capacità di uscire da quel tunnel e rifarsi una vita. E io l'ho voluto questo momento, non era mai accaduto prima che all'interno della Camera arrivassero così tante donne, per parlare a quelle che erano a casa, per dire a quelle donne lì che si poteva uscire da quel tunnel, che ce la potevano fare. E non sai quante mail ho ricevuto di donne che mi hanno scritto per dire che quel giorno hanno assistito e poco tempo dopo hanno preso il coraggio, sono andate al centro antiviolenza, hanno denunciato, perché se quelle donne che erano veramente state in condizione di aver toccato ogni fondo, e lo dissero quelle donne senza farsi problemi, ce l'avevano fatta, anche loro allora potevano uscire da quel tunnel. Quindi questo vuol dire empowerment, questo vuol dire pensare alle altre donne. Io detesto, e lo dico con le parole di Madeleine Albright, ci deve essere un posto all'inferno per le donne che non aiutano le altre donne. Quando si arriva nei posti di potere, tu hai il dovere morale di aiutare le altre donne, ma non tutte lo fanno. Ci sono donne che hanno potere, che se ne guardano bene, che al contrario portano avanti un'agenda politica che mina i diritti delle donne, l'autodeterminazione delle donne, che vuole togliere alle donne il diritto di decidere sul proprio corpo. Quindi non basta essere donna per fare, per portare avanti i diritti delle donne. Ci sono donne che hanno sposato il patriarcato e sono felici di essere un'eccezione, ma tutte le altre devono stare sottomesse perché loro possano brillare. E questa è la cosa più odiosa in assoluto che possa accadere, veramente la più odiosa. Senti, l'altro giorno ho detto che appunto non abbiamo mai avuto un presidente del Consiglio dei Ministri, una presidente del Consiglio dei Ministri, che non abbiamo mai avuto una presidente della Repubblica. Quando ho detto non abbiamo mai avuto una presidente del Consiglio dei Ministri, la risposta è stata: vabbè, però non proprio adesso bisognerebbe votare una presidente del, una candidata alla, appunto, nel sistema parlamentare non vogliamo la candidata alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ma potremmo dare un'indicazione. Presidente della Repubblica che è in carica. La mia reazione è stata: non è un problema della parte politica avversa, in questo caso della destra, che presenta una candidata, è il problema della sinistra che non la presenta. Cioè, non bisogna dire, quella non la vota, non è il momento di avere una donna in un ruolo apicale, perché no, questa è contro di noi. Semmai bisogna guardarsi in casa e dire, ma perché noi non abbiamo una candidata? Perché non riusciamo ad avere nei ruoli apicali delle donne che possano concorrere? Domanda cattiva. No, intanto nei ruoli apicali ce le abbiamo anche le donne, diciamo nella parte progressista, abbiamo adesso due donne capigruppo alla Camera e al Senato, ad esempio la Presidente del Partito Democratico, una donna. E tu lo racconti nel libro? Io lo racconto nel libro, però nel libro non faccio sconti perché bisogna essere onesti, e racconto anche una telefonata che arriva nel mio ufficio da parte di un dirigente del Partito Democratico, il quale parla con una mia collaboratrice per invitarmi a un'iniziativa, e la mia collaboratrice dice, mi dica, ma di che si tratta, che iniziativa è? Guarda, è una cosa sulle donne, non so bene, ma in che senso, scusi, sull'occupazione, su, non so, materie STEM, welfare, la violenza, le donne nelle istituzioni, cioè, cosa?
No, io guardi, non lo so perché queste cose da donne io non me ne occupo. Però io la faccio chiamare da una di queste ragazze che stanno nel circolo, da una di queste ragazze. E perché, anche perché, glielo dico sinceramente, io non è che andrò un'iniziativa del genere. Cioè, ma voi vi rendete conto? Questo era un invito? Questo era un invito? Lo farei parlare con pazienza. Io penso che un partito progressista oggi abbia davanti due enormi sfide. Le più grandi. Uno è l'uguaglianza di genere e l'altro è il cambiamento climatico. Se il partito progressista non si spende per questo, dall'altra parte noi sappiamo invece che c'è un'agenda che, per quanto riguarda l'uguaglianza di genere, porta le lancette dell'orologio indietro, eh? Quindi congresso internazionale delle famiglie che sono contro il divorzio, no? Dove ci va Meloni, ci va Salvini, lobby americana con grandi sponsorship russe, si tenne a Verona qualche anno fa. Andarono dal governo a omaggiare queste lobby che hanno un'agenda politica, quindi vogliono rivedere la legislazione sul divorzio, quella sull'aborto, quella contro le unioni civili. Allora la destra lo sa quello che vuole, ma se la sinistra non fa invece la sua parte da questo punto di vista, anche mettendo le donne avanti, perché è poi anche dall'esempio, no, che si dà, che si promuove l'evoluzione e la posizione della donna nella società. Ecco, io penso che sarebbe molto grave che questo non avvenisse. E allora nel libro dico che c'è un grande ritardo in Italia rispetto a questo, cioè perché il Partito Democratico, gli altri partiti della sinistra, questo tema l'hanno totalmente trascurato. E c'è quelle fotografie di tutti gli uomini, che per fortuna adesso Letta, appunto, che ha vissuto 5 anni all'estero, non a caso ha visto le differenze e ha capito bene che questa non può essere più una cosa trascurata, e sta cercando di raddrizzare la rotta, ma certo ci vorrà, perché le resistenze sono moltissime, perché c'è una totale indifferenza, sono robe da donne, quindi non contano niente, perché nella logica che piangi come, no, una femminuccia e giochi a calcio come una signorina, non ci si occupa di queste cose. E quindi... C'è un elenco di proverbi che tu metti all'inizio che francamente è molto doloroso. Proverbi meravigliosi. Meravigliosi e dolorosi assieme. E forse bisognerebbe cominciare proprio dai proverbi e dalla lingua, che è uno dei tuoi temi forti. I proverbi devono essere mandati proprio in soffitta, archiviati, perché sono un distillato di misoginia. Adesso non c'è tempo, immagino, per fare alcuni casi, ma il linguaggio, su questo due parole fammele dire, perché anche lì io mi sono resa conto che c'è un blocco culturale. Nella nostra lingua neolatina si declina al femminile fino a un certo punto della scala sociale. Si dice contadina al femminile, nessuno lo mette in discussione. Si dice operaia, nessuno lo mette in discussione. Anche infermiera. Si dice pure infermiera. Poi però avvocata suona male, ingegnera, ma per carità, architetta non si può sentire, ministra sembra minestra. Questa è la battutona che fanno, sono spiritosi, sembra minestra, dicono. Sottosegretaria, no. Sembra che fai l'assistente a qualcuno. Allora, perché segretaria? Ecco, ma vuol dire che se stai nella scala sociale bassa, il femminile è concesso. Se sali la scala sociale, no, perché il neutro, dicono, il neutro non esiste. E la crusca ci dice che ogni ruolo va declinato a seconda di chi lo riveste. Ed è la più importante istituzione linguistica del paese. Quindi c'è il ministro e c'è la ministra, c'è il sottosegretario e la sottosegretaria, il sindaco e la sindaca. Io entro a Montecitorio e vedo che tutti diventiamo uomini. Il deputato Paola Bianchi, il sottosegretario Giovanna Rossi. Cioè, come funziona? Ma veramente per me è stato uno shock. Dico, ma negli atti parlamentari non c'è il femminile, non esiste, quindi cambio la mia carta
no? La mia carta è intestata. Il presidente, ma io non sono il signor presidente, io sono la, il le, è la grammatica. Presidente è un participio presente, quindi siamo presidente, uomo, donna, ma è l'articolo che qualifica. Quindi, per parte di Riccino ti chiamavano la presidenta. La presidenta per sfottere, no? Per sminuire, per buttarla in caciara. Poi ho scritto ai colleghi e alle colleghe dicendo di usare la declinazione di genere. La segretaria generale, una donna per la prima volta nominata da me, scrive una circolare agli uffici per introdurre il femminile negli atti parlamentari. Ma voi avete capito che ci abbiamo messo 70 anni? 70 anni! Non era mai accaduto prima. Quello che non si vede non è, quello che non si dice non è. E quindi penso che queste non siano stupidaggini. Sono battaglie culturali essenziali per accompagnare il processo di uguaglianza. Se non si fanno anche queste battaglie, oltre alle leggi, oltre ai provvedimenti, ai decreti, ma anche queste battaglie culturali, se non si insegna ai bambini e alle bambine a scuola che i ruoli sono intercambiabili, che si vive meglio se si fanno le cose insieme e non ci deve essere una spartizione settaria, che questa non è cultura gender, che io non ho mai capito che cosa sia sinceramente, ma è semplicemente civiltà, se non si fa questo noi rimarremo seriamente al palo e tutti gli altri andranno avanti. Laura Boldrini. Vorrei chiamare il neo sindaco di Sciacca, Fabio Termine. Sapevo che c'era il giovane sindaco. Come va, sindaco? Bene, ho piacevolmente ascoltato questa sera. Una bella serata. Io mi aspetto da lei dei risultati da questo punto di vista, perché lei è giovane, perché lei è progressista e perché lei non può dimenticare la parità di genere nelle circostanze in cui lei ha. Adesso io iniziai la campagna elettorale nelle Marche con un giovane sindaco del PD a Jesi, la mia città, e facemmo un patto che bisognava fare alcune cose. La giunta paritaria, fare un centro antiviolenza, dare sostegno alle donne in difficoltà e cercare di promuovere l'occupazione femminile. Io con Fior del Mondo a Jesi, che poi è stato eletto sindaco, ci siamo accordati su questa tabella di marcia e sono stata felice che lui sia stato eletto, perché politicamente accorto da questo punto di vista e molto sensibile a portare avanti la parità e la uguaglianza, che è l'unico presupposto per una comunità sana che vive in armonia, che si apprezza e si rispetta. Quindi la prego, sindaco, ce la metta tutta. Guardi, da questo punto di vista stavo proprio riflettendo su questo mentre ascoltavo, che si è appena formato il futuro consiglio comunale, su 24 eletti ci sono solo 4 donne, a dispetto di una legge che prevede che nelle città come Sciacca ci sono 24 candidati al consiglio comunale per ogni lista e c'è la parità di genere, o comunque un terzo della composizione, sì, della lista deve essere di sesso, sì, diverso, ma sì, molti si impegnano a sviluppare una parità di genere. In realtà molto spesso poi le donne servono ad eleggere gli uomini. Cioè, la frase più emblematica di questa campagna elettorale è stata: tu quante donne hai che ti appoggiano? Noi donne, qualsiasi, ci vuole una donna, dicono, ci vuole una donna. E che vuol dire ci vuole una donna? Come l'elezione del Presidente della Repubblica, se lo ricorda. No, vogliamo una donna, ma no, io non voglio una donna purché sia. Esatto. Attenzione, perché come gli uomini non sono tutti uguali, neanche le donne, e non sono felice se ci va la donna che io non condivido. Non si vede perché io debba esserlo a prescindere. Esatto. Ma infatti quello che penso è che molte delle cose sono state dette oggi, delle espressioni che sono state tirate fuori oggi, in realtà
da tanti sono definite come delle cose banali che rappresentano ormai una retorica che viene sempre fuori, in realtà invece rappresentano delle battaglie che ancora non sono finite e che rappresentano degli obiettivi non ancora raggiunti pienamente. Quindi sono d'accordo su tutto quello che si è detto, per esempio sul centro antiviolenza è un punto del nostro programma che svilupperemo. Vabbè, questa è una cosa che... La vengo a trovare fra 6 mesi? Inauguriamo il centro insieme? Va benissimo. Va bene, è una promessa, Fra 6 mesi qua insieme a inaugurare il centro antiviolenza. Diciamo che uno ce l'abbiamo già, che è nei pressi del tribunale, solo che durante la pandemia chiaramente è stato... L'avevano detto, sì. Sviluppato soltanto dal punto di vista telefonico, quindi... Infatti, però l'obiettivo nostro è quello di potenziarlo adesso. Sì, va benissimo. Allora ci rivedremo presto. Va benissimo. Statue, strade, piazze, tante cose c'ha da fare, sindaco. Tante cose. Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, donna straordinaria, se la dimenticano tutti. Grazia Deledda ebbe il premio Nobel prima di Pirandello. Rosicone non si dava pace, gli scrisse un libro contro e cercò di umiliare il marito, perché il marito aveva lasciato il suo impiego pubblico per seguire la moglie e aveva capito che valeva la pena, gli hanno dato il Nobel, voglio dire, e allora scrisse un libercolo umiliando lui, dicendo che lui era deleddo, capite? Poi lo prese pure Pirandello il premio Nobel, ma intanto arrivò prima lei, che era una casalinga analfabeta, così la chiamava. Nel libro ci sono questi aneddoti, casalinga analfabeta. Io ho visitato 3 volte la casa di Grazia Deledda e la sua storia è meravigliosa. Allora, penso che sia di ispirazione, quindi sarebbe bello, non so, anche fare una sala municipio con le donne del territorio che hanno dato lustro, no? Al territorio. Empowerment per le ragazze, far vedere quali sono le donne del territorio che sono riuscite a fare cose importanti, mettere le loro foto, raccontare le loro storie, per far capire alle ragazze appunto che queste figure hanno fatto cose importanti. Valorizzare la donna vuol dire anche questo, tirar fuori la donna della storia, perché altrimenti sembra che noi non abbiamo mai dato nulla alla collettività, e non è così. Sono sicura che in questo territorio ci sono state donne toste, importanti, che hanno fatto cose belle che magari vale la pena far conoscere. Assolutamente. Un altro impegno. La sala delle donne. Facciamo tra 9 mesi. Anche un anno, sì, adesso non voglio esagerare. Vabbè. Sono i 150 anni di Grazia Deledda, peraltro, e Agacontro cominciava con una pagina del diario di Grazia Deledda ed erano lettere straordinarie. Una delle donne più dimenticate della letteratura italiana assieme a Sibilla Neramo, e sono felice che nel libro ci siano entrambe. Sì, sì. Quindi insomma i compiti a casa sono compiti, anzi nemmeno a casa, i compiti in municipio sono compiti importanti. Bene, grazie a tutti e a tutte, è stata una bellissima serata, veramente grazie di essere venuti così numerosi, grazie tanto. Libro, forse possiamo trovare un posto per il firmacopie, Paola, vuoi? Certo, il posto per il firmacopie è in fondo alla sala, adesso lo attrezzeremo, verrà attrezzato un posto dove si potrà sedere Laura Boldrini e poi firmare le copie.